Una rissa in pieno giorno, ripresa da alcuni residenti della zona di Campo di Marte ad Arezzo. Qui il problema dello spaccio si è indubbiamente acuito durante i giorni della quarantena. Da sempre la situazione è assolutamente critica e chiaramente ora che lavoro molto meno riesco a capire come sia ancora più critica. Qua la situazione è sempre uguale, più volte io ho interessato anche il sindaco affinché quantomeno venisse a verificare quello che succede e non ho ricevuto risposta. Si renda conto che quando c'è stata la comunicazione che esistevano i droni nei parchi comunque per i controlli, questi signori spacciavano tra le persone che andavano a fare la spesa, quindi prendevano il ticket, si mischiavano tra le persone che facevano la spesa e poi facevano invece il loro lavoro. Spiace anche vedere come, nonostante una presenza delle forze dell'ordine, pur non continuativa, ma siano effettivamente mortificati nel non riuscire, nonostante dei fermi, nonostante delle segnalazioni, poi ad ottenere risultati concreti, perché purtroppo questa situazione ha aumentato anche l'impossibilità di procedere nelle sedi penali, perché all'atto pratico c'è un blocco anche in questo senso. Poi finisce che la cittadinanza di questo quartiere si ritrova queste persone qui intorno drogarsi nel parcheggio interrato e ce le ritroviamo accanto alla lasciano siringhe infette ovunque, quindi è veramente una situazione che a livello di igiene e di sicurezza non è più sostenibile. Il quartiere e la zona ha bisogno di una sorveglianza veramente molto più attenta, che devo dire c'è stata per un certo periodo un po' più intensa. In questi ultimi due mesi forse la polizia è altrimenti affaccendata e ha allentato un po' le maglie e questo è il risultato. E che il sindaco ci dia una risposta, tenuto conto che tutti i pomeriggi lui fa la sua bella conferenza stampa e che queste cose le dovrebbe dire, perché noi non usciamo, rispettiamo le regole e mi creda, dalla finestra si sente le trattative con le finestre chiuse oggi, si sentono da dentro le case, è una vergogna. Noi abbiamo già rivolto al sindaco la necessità di questi cittadini di avere un presidio delle forze dell'ordine e soprattutto di pronunciarsi su quanto accaduto. Allora, io ho visto queste immagini e ne sono rimasto disgustato per la violenza che vi si è potuta leggere, che non è giusto che in una città pacifica e tranquilla come Arezzo abbia luogo, e secondo perché chi perpetrava questa violenza non aveva la mascherina. Cioè, purtroppo gli extracomunitari hanno preso st'abitudine di andare in giro, molti di loro, non tutti per fortuna, di andare in giro senza mascherina. Io ho già dato indicazione alla Polizia Municipale e rinforzerò la dose che su questo tipo di arroganza di comportamento non ci sono scuse, ma non perché sono extracomunitari, perché non ci sono scuse per nessuno e quindi dobbiamo agire sempre con continuità e con determinazione. Io dico che alla lunga poi le persone capiscono, perché le becchi una volta, le becchi un'altra volta, alla fine si stancheranno di avere un comportamento che non è conforme a quello che la legge, il buonsenso e la necessità del momento ci impone. Quindi la polizia sa già quello che deve fare, lo farà con più solerzia. Io ho ringraziato prima per il lavoro, li ringrazio e gli auguro buon lavoro, perché in realtà il problema è quello che abbiamo davanti.